C'è quel laghetto dove vengono mantenuti i riproduttori più grossi di marmorato e di lacco. Ossigenatore che va 24 ore su 24. Il problema principale è il problema economico per avere i finanziamenti da comprare queste cose. Mangimi, reti. Gli ossigenatori che ogni 2-3 anni bisogna sostituire i motori o farli rigenerare, perché questi motori vanno giorno e notte. Poi quando arriva il momento che facciamo le semine, tutti i giorni della settimana arriva gente a portare via sacchetti con le trotelle che le portano in montagna. So maggio, giugno che liberiamo gli avanotti di lacustre e di marmorata, anche lì ci sono molte persone che collaborano, dei pescatori che le caricano sulle barche e le seminano lungo le rive praticamente di tutto il nord urbano. Dove avviene la spremitura, dove vengono portati i riproduttori adulti di trota in queste vasche, dove c'è una spremitura. Dopo che vengono spremuti su questo tavolo, con questi catini, vengono fecondate, lavate, divise qua per lotto e per tipo di pesce. Le misuriamo in quantità, in litri, che dopo le uova delle trote che produciamo noi hanno quasi tutte un diametro di 5,5-6 mm di diametro, che corrisponde a 6.000 uova al litro. Guarda come salgono le uova. Gli avanotti di marmorata sono molto timidi, come spegni la luce li vedi che volano, vengono su tutti a galla, è uno spettacolo vederli. Selezioni quelli più belli fenotipicamente, cioè che hanno delle caratteristiche della livrea maggiormente riferibili alla loro specie. Ad esempio la marmorata deve avere delle caratteristiche molto, molto particolari, con il disegno del manto della livrea molto ben fatto, senza interruzioni. Questa che è coperta viene chiamata la vasca dei miracoli, perché? Sì, l'abbiamo chiamata così, ridendo e scherzando, perché qui veramente ci sono degli accrescimenti che nelle altre vasche non ci sono. Da qui dopo passano le fario nella vasca qui delle fario e le marmorate nel laghetto con i pesci più grossi.